Felicia, ma che bella atmosfera, che c'è allegria, che bello. Sai, Felicia, che noi ci impegniamo a creare questa atmosfera, ma non siamo così buoni, eh? Anche perché quando pensiamo a Licia Colò pensiamo agli orsi polari, alla sabbia del deserto. E poi tu pensi che Licia Colò ha cominciato con un cane che sì, tutti noi pensavamo essere vero. Noi anch'io bambini, lo pensavo. Anche tu, ah, va bene, allora eri in buona compagnia. Eh sì. Il cane One, grande, grande personaggio, innovativo, favoloso, infatti siamo qui tutti e tre. Giancarlo Muratori, l'anima, l'attore che purtroppo non c'è più, che dava la voce a One. E io mi rapportavo con questo cane rosa in maniera forse fantasiosa, pensavo veramente che fosse vero a volte. Tu eri una studentessa e ti ritrovi lì accanto a questo cane? Sì, sì, una televisione un po' pazza, innovativa, fresca, è stata un'esperienza molto divertente. Ancora oggi molte persone mi dicono, io sono cresciuta con te a Bim Bum Bam, ed è passato di tempo, magari hanno 50 anni, e dico, mamma mia, allora dichiaro la mia età. Beh, colpa tua che hai cominciato subito. Esatto, quindi ero proprio un infante quasi. Un infante. Allora vediamo questa infante di nome Licia Colò all'azione con il con il cane e con Paolo Bonolis. Dalmira adesso, se la neve non viene, se la prenderà con Babbo Natale che e penserà che è stato cattivo e così la prossima volta sarà ancora più buono. Tipo la neve in studio, dico io, vabbè. Sì, comunque. Però adesso mi dispiace vederlo così tutto, vabbè, tutto speranzoso, sì, che non potrà mai averla. Ma noi dobbiamo anche salutare i bambini, i quali devono avere un giusto augurio di Buon Natale. Bambini, bambini, devi pensare, non devi parlare, devi pensare intensamente che vuoi la neve. Guarda cosa tocca fare. Comunque sia, bambini, non lo distraiamo che lui sta lì a chiamarsi la sua neve. Noi invece, io e Licia, vogliamo augurarvi una felicissima e dolcissima notte di Natale, vero? Certo, e adesso dobbiamo sentire anche una splendida musica. Buon Natale! Buon Natale a tutti! One era la vera star, sì. Era dolcissimo. Io da piccola lo sognavo, pensavo di incontrarlo, di vederlo. Cioè, noi bambini eravamo pazzi di One, però anche di voi. E gli scrivevano le letterine. Gli scrivevano. Insomma. Sì, sì, gli scrivevano. Quindi la vera star era lui, non Paolo, non tu. No, assolutamente, era One. E Paolo Bonolis come conduttore, generoso, competitivo, allegro. Beh, Paolo è numero uno, era difficile parlare con lui. Beh, perché quella parlantina, cioè, imbattibile. Imbattibile, sicuramente. Eravamo spensierati, due colleghi, perché eravamo comunque molto professionali. Avevamo Stefano Vicario, grande regista, che faceva la regia di Bim Bum Bam. Quindi anche se era la televisione di qualche anno fa, c'era del grande professionismo e quindi, ripeto, non posso parlare d'amicizia, l'amicizia è un'altra cosa, però eravamo due colleghi convinti, poi eravamo molti più di due perché c'era appunto Muratori e poi One che era un altro protagonista bello. Senti, ma se io ti faccio vedere però due fotografie a proposito di tritare le volte buone o non buone, qui abbiamo la volta buona con Paolo Bonolis, cioè... Bim bum bam, e quindi la partenza di un grande successo, perché dopo poco poi tu sei andata a Buona Domenica, hai cambiato programma. Dall'altra parte però abbiamo anche un tuo grande amore, che è la natura, rappresentato un po' dalla Foca Monaca. E tu chi scegli? Ma è bruttissimo, cosa devo triturare Paolo Bonolis? Ma come faccio? Allora la Foca Monaca. No. Ti do 60 secondi per pensarci. Ok, vabbè. 60 secondi, restate lì. Ci sarò se tu vorrai. In questi 60 secondi ho consegnato le due volte buone per Licia Colò. Paolo Bonolis, quindi la partenza televisiva con lui, con Bim Bum Bam, e dall'altra parte c'è la Foca Monaca, cioè quando tu hai deciso di abbracciare il mondo green e blu. Secondo voi chi trituro? Dice, Paolo, non hai problemi, perché tanto sei talmente forte che ti posso pure triturare, però è una scelta professionale la mia. Lo metto dentro. Perché la tua volta buona è arrivata con il mondo, con dedicandomi alla tutela dell'ambiente, del pianeta, alla comunicazione in un momento in cui non è che se ne occupassero in tanti. Ma come hai convinto la televisione, i dirigenti a parlare di cose dove già oggi è tutto un po' più facile?
facile, ma allora quei no, tempi... allora è stata una mission impossible. E raccontamela. Eh sì, perché io non ero lo scienziato, non ero il biologo, ero semplicemente una persona che aveva questa grande passione. E allora ho pensato, in che modo posso convincerli? Dico, facciamo un programma dove vado sul campo. Se io ti racconto un disastro, te lo posso raccontare perché sono nel luogo del disastro. E quindi mi sembrava un'idea bellissima. Ma questa l'avevi avuta quando eri a Buona Domenica? No, stavo facendo un programma che era Fans Club con Gianmarco Tognazzi. Ti piaceva? No, non mi piaceva. vabbè. Mica piace tutto, ve lo dico. Gianmarco però è una persona stupenda che ricordo con grande affetto, solo che era un programma molto sopra le righe, salti, urla, e non mi apparteneva. Quindi sono andata a proporre quest'altro programma e mi hanno subito cacciata, licenziata, subito. Ah, democratici. Sì, 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 subito, perché stupendo. Insomma, se ero giovane, ma chi ero io per proporre una cosa del genere? Però ho insistito per avere un appuntamento, ho chiamato tutti gli 300 giorni l'anno, pressappoco. Chi hai chiamato? Il dirigente di allora che si occupava del settore documenti ricerche di Canale 5. Era sempre in riunione. E allora non dicevo, è vero, non ti voleva rispondere. Certo, non mi voleva rispondere, ma io dicevo, se mi avesse risposto e mi avesse detto, Licia, non mi interessa, io sarei scomparsa. Siccome era sempre in riunione, io dicevo, finirà questa riunione, giusto, prima o poi. Ho insistito, una determinazione che oggi purtroppo non avrei più. Ti vergogneresti. Mi vergognerei. La terza telefonata non ti risponde, basta, ti lasci stare. Lasci. Già la terza. Esatto, già tanto. E alla fine, puntata zero... iniziata l'Arca di Noè, da lì la mia strada. 1989. Perché lo dici così? Perché sono passati tanti anni, mamma mia. Sono passati tanti anni. Sei tu che li sottolinei. Eh sì, però sai, è anche un vanto per me, perché gli anni che passano, le esperienze che uno vive, non sono da vedere soltanto perché passa il tempo, ma sono anche cose che ti devono rinforzare. Ricordate, ragazzi, 300 giorni lei ha chiamato e si faceva dire non c'è, è in riunione. Ti vediamo nel tuo vero habitat naturale, la trasmissione era Niagara. Abbiamo ad esempio dietro di me i cavallini della Giara. È uno spettacolo meraviglioso, emozionante, perché parliamo degli ultimi cavallini selvaggi d'Europa. Ditemi davvero se questo non è uno straordinario spettacolo della natura. In questo lago, che peraltro è il più profondo di tutta l'Islanda, di origine glaciale, ci sono tantissimi iceberg, più grandi, più piccoli, e ognuno di loro, con un po' di fantasia, potrebbe ricordarci un animale. Ci sono dune altissime, meravigliose, sono conosciute come le dune di Piscinas. Hanno dimensioni notevoli, sono fra le più alte di tutta Europa. Si dice che alcune arrivino quasi ai 100 metri di altezza. Licia, ci sono state situazioni difficili? Ma guarda, sinceramente no, io non ho mai fatica tanta. Pericoli dico nessuno, perché è sicuramente più pericoloso, più paura ad andare in giro di notte da sola per Roma. Gli animali, se tu ti rapporti con persone esperte, non sono un pericolo. Quando ci sono gli incendi? Quando ci sono gli incendi invece sono... Guarda, ti posso dire una cosa che purtroppo non dimenticherò più. Due anni fa è andata a fuoco una parte della Sardegna nel nord-ovest. È andata a fuoco anche quest'estate, purtroppo. Però io sono andata sul luogo dell'incendio un mese dopo, e una cosa che mi ha veramente sconvolta era vedere non soltanto che non c'era più niente, solo cenere, ma vicino ai muretti a secco c'erano montagne di ossa. E quindi mi trema la voce mentre te lo racconto, perché ti giuro, mi sentivo male, sentivo ancora l'odore della carne di questi animali bruciati, che scappavano e si trovavano di fronte a un muro e non riuscivano a scavalcarlo. Quindi quando si parla di incendi in continuazione, di realtà distrutte, non si pensa a tutta la vita che perdiamo, e sono cose che non dovrebbero accadere. La tua passione per gli animali, per la natura, convinse quel dirigente a darti l'opportunità di parlarne per primo in televisione. E sono anni, tu l'hai sottolineato prima, dall'89
che ti batti e che conduci programmi di successo legati al pianeta. Ed è arrivata poi anche la grande popolarità, dove sei stata anche imitata con Paola Cortellesi nel suo show del 2004. Ti sei divertita? Ma mi è dispiaciuto che è durato poco! Ah! Ma è durato pochissimo! Ma è una tragedia! Ho detto mi sono dispiaciuta, ho tremato, invece no, che è durato poco! Ma ero la persona più felice del mondo, la faccio vedere a mia figlia che mi dice ma non ci sono altre puntate! Cioè, era intanto favolosa. Quando torno da scuola, sul RaiPlay puoi far rivedere questa, così come potete far rivedere a chi non può a quest'ora di vederci, ma prego! Era bellissima! Benvenuti alle cialde del Kilimangiaro. Questa sera vi voglio parlare di un animaletto che a me ispira davvero una grande tenerezza, perché è piccino, piccino, ma davvero simpaticissimo. Sto parlando dello scarafaggio peloso dello Yucatan, un insettino che trae il proprio nutrimento dai cadaveri in decomposizione nel deserto, che proprio in questi minuti si sta estinguendo. Anzi, sincronizziamo gli orologi. 5, 4, 3, 2, 1, si è estinta! Il licaone barzuto dei Caraibi in via d'estinzione! Sincronizziamo gli orologi che si sta estinguendo! 5, 4, 3, 2, 1! Si è estinto il licaone! Stasera parliamo del fringuccello della cordigliera del Borneo, un piccolissimo volatile, pensate che si nutre di bacche di balacà e germogli di banano e anche zucchine trombetta, si sta estinguendo proprio in questi giorni. Ecco, allora sincronizzate gli orologi, 5, 4, 3, 2, 1, si è estinto! Ma ero orgogliosa, era stupendo! È durato poco. È durato poco, professor Broccoli, ma quando la televisione ha cominciato di occuparsi di viaggi? Beh, Licia è girato per il mondo. E la radio e la televisione italiana, c'è una fotografia di partenza molto interessante. Questa c'è buona parte della letteratura italiana, guardate. Guido Piovene, Moravia, Pasolini, Leoni da Repaci. Che foto, grazie. Questa professore. È una foto che racconta l'Italia. Tutti scrittori di viaggio, vedo che Licia consente giustamente. Perché questo signore che è Guido Piovene, il signore all'estrema sinistra guardando la fotografia, è quello che ha inventato in radio il viaggio. Eccolo qua, era un vicentino. Pensate che in radio si vedevano i viaggi, questa è la bellezza della radio, perché raccontati bene, come tu sai fare, e la gente partecipa, inevitabilmente partecipa. Da questo momento in poi, siamo nel 57, la televisione italiana, con un grandissimo scrittore, Mario Soldati, dedica il viaggio nella Valle del Po, la ricerca dei cibi genuini. E questa è stata una scoperta perché in questo caso si vedevano le cose come le possiamo rivedere ora. Cari telespettatori, buonasera. Se vi fosse offerta la possibilità di un viaggio, e se aveste anche la possibilità della scelta, che viaggio fareste? Che viaggio fareste? Noi stiamo parlando di uno dei più grandi scrittori, registi, un uomo realmente completo. Lui, pensate, Soldati, ha avuto a un certo punto della sua vita, si è ritirato in un borghetto della Liguria, meraviglioso, Tellaro. Se non ci siete, andateci, andatela a vedere. È sul mare, lui aveva questa casa, io ho avuto la fortuna di frequentarlo con sua moglie, Iucci, e aveva questo modo di parlare con la R così, o la R blesa, e ti coinvolgeva, perché ragazzi, amici, la parola riesce a trascinarti dentro se sei in grado di parlare bene. Guardate la bellezza di questo borgo sulla costa della Liguria. Le case sono rosse, perché i pescatori le vedono da lontano e hanno il punto di riferimento e quindi riescono ad approdare. Questi colori sono un po' in tutta la nostra Italia. E qui voglio fare veramente una piccola parentesi. Noi viviamo nel paese più bello del mondo. Tu lì ci hai girato il mondo, però l'Italia non ce n'è per nessuno. Provate a immaginare la parola turismo. Turismo.
deriva da Grand Tour. Che cos'è il Grand Tour? Erano i signori che nel 700 e 800 venivano in Italia, apprendevano l'Italia, si beavano delle bellezze italiane, del mare, della natura, degli animali, del profumo dei fiori. E ce n'è uno fra tutti, ne ho portato, questo signore si chiama Johann Wolfgang Goethe, eccolo qua. Oggi ci sono gli smartphone, i telefonini. Lui, Caterina, girava con un pittore e si faceva ritrarre in questa maniera con dietro lo sfondo della campagna romana perché era innamorato di Roma. Se Italia è una nazione da conquistare per la bellezza, Roma senz'altro non è seconda a nessuno. Abbiamo portato qui delle immagini girate quando a Roma non... guardate wow. Qui. Quando Caterina non c'era nessuno a Roma 2 anni or sono, per la pandemia. Guardate la bellezza. Vi prego, ragazzi che ci seguite, fatelo questo applauso a sta città perché vale la pena, vale la pena. Guardate Trinità dei Monti, guardate Giordano Bruno, il silenzio, una bicicletta. Professore, io dico sempre, Roma è una città bellissima, beh, lo sappiamo tutti, ma senza le macchine. Figurati. Senza quelle bruttissime macchine, i camion, i furgoncini, diventa tutto più bello. Sarebbe il mio sogno avere città senza macchine. Ma guarda, questa è Roma, guarda Fontana di Trevi, tra parentesi, scusa il piccolo particolare, questa cosa l'abbiamo fatta restaurare noi, segnatamente l'ho fatta restaurare io, Fontana di Trevi, questa è dopo il restauro. Roma, l'Italia vista dal cielo è ancora più bella perché è un riassunto della bellezza, come amo chiamarla. Beh, insomma, che dire, San Marco, guardate, il Duomo di Milano, sembra quasi un dolce fatto. Avete presente il dolce con la meringa quando fate colare? Per favore, non ho pranzato. Se arriviamo, parliamo pure di dolce, professore, mi stendi. Insomma, per chiudere. Sono contento di rivederti dopo qualche anno, Licia. Io non sono cresciuto col cane Juan, ero già grandicenne. sono contento di avervi raccontato. Insomma, auguriamo a tutti con Cesare Cremonini buon viaggio. Che lo sia davvero. Grazie, professore. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. E nel 2005 fa il viaggio tra i più belli che si possano fare, quello di diventare mamma di Liala. Sì. C'erano le telecamere. C'erano le telecamere? Non in quel momento. Ah, ecco. No. C'erano le telecamere, mi ero un po' preoccupata. Ho visto nel terrore. Ok, un attimo. Sì. C'erano le telecamere, nel senso che stavo vedendo quella foto bellissima nel Parco Nazionale dello Stelvio, comunque al di là mi sto autocelebrando. No, fallo, ecco, devi. Perché fin da piccolina l'ho portata ad apprezzare le bellezze naturali. Si annoiava all'inizio oppure è stata sempre... No, è stata sempre molto partecipe. Poi c'è stato il periodo della noia quando era intorno ai 12-14, che insomma interessava poco, adesso poi invece l'ha recuperato. C'erano le telecamere nel senso che io stavo lavorando perché conducevo il Kilimangiaro, sono andata in onda col pancione fino a pochissimo tempo prima della nascita di nostra figlia e dopo 15 giorni che era nata ero di nuovo alla conduzione del programma, quindi è stata una bellissima esperienza. Cioè me la sarei goduta un po' di ecco, più. Ecco, ti sei pentita di essere tornata così presto al lavoro? Una domanda che Mi faccio spesso. No, perché la verità è no, in quanto io mi sono sentita per tanto tempo una madre sbagliata, nel senso che non avevo tutto questo istinto materno. E allora il mio medico mi disse una cosa che mi è rimasta impressa, bellissima, perché diceva ci sono donne che diventano madri il momento stesso che attendono un figlio, altre che diventano mentre lo vedono il figlio per la prima volta, altre che invece lo diventano vedendo il figlio crescere. E io credo di essere diventata una mamma vera vedendo mia figlia crescere, quindi quando era nata... Vabbè, ero felice ovviamente, non è che non fossi felice, ero felicissima. Però poi quest'amore si è centuplicato vedendola crescere. E forse c'è una narrazione un po' sbagliata, no? Le donne non lo raccontano mai.
E tu invece adesso lo stai dicendo, cioè io sono diventata madre con lei crescendola. Sì, assolutamente sì. Quindi secondo non essere una mamma sbagliata, che ognuno poi... Però mi sentivo, perché ti fanno sentire una mamma sbagliata. Perché se nessuno te lo dice... Sì, perché c'è la mamma perfetta, tutto quanto, ma chi è la mamma perfetta? Ognuno deve... L'amore rende perfetti, secondo me. Mi colpì una volta la dottoressa Cozzolino che disse non esistono genitori perfetti, ma esistono genitori che fanno meno danni. Mamma mia, che catastrofica, meno però danni, come definizione. Alcune volte l'amore, la rigidità, il proprio pensiero può comunque rendere i figli diversi da quelli che siamo noi, ed è giusto che sia così, sono persone autonome, indipendenti. Ma tutto sta forse a capire qual è l'obiettivo, cioè l'obiettivo che hai, l'amore vero non è quello della persona che fa quello che dici tu, l'amore vero è, che è quello che tu capisci, anche in amore fra un uomo e una donna, capisci chi è la persona che hai di fronte e l'aiuti a esprimere se stessa. In tutto questo tua figlia tra un po' sarà maggiorenne. Ma no, è già maggiorenne, guarda. Cioè, scusa, quando è il compleanno? Il 15 ottobre. 15 ottobre, mancano pochi giorni. Una data importante per la legge italiana, però lei è maggiorenne da tanto tempo. Bella questa cosa, intanto vi vediamo tutti e tre. Alessandro, ricordavamo allora il momento del parto, avete partorito insieme? Sì. Io ho voluto assistere, è stata un'emozione stupenda, bellissima. Infatti hai detto abbiamo partorito insieme. Ho detto abbiamo partorito insieme. E poi... Insomma, fino adesso si è comportato bene, deve continuare però a comportarsi così perché mi aiuta un sacco ed è stata una bellissima Licia, ti aiuta molto lui, sì, aiuta è un bravo molto, papà. È un papà straordinario e quindi credo che avere un figlio, che tutte le persone che hanno un figlio sanno che all'inizio è anche qualcosa di molto difficile, faticoso. Certo. Se una donna ha la fortuna sì. di poter dividere tutti gli oneri con il proprio compagno, diventa una passeggiata, diventa una cosa estremamente piacevole. Infatti dice Michele, è piuttosto impegnativo, sicuramente sì. i ritmi sono completamente cambiati. Sono completamente cambiati, ovviamente lavoriamo tutti e due, però abbiamo la fortuna di fare due lavori con una grande libertà. Non chiediamo Siete niente molto di Siamo sì, molto felici. Bellissime queste immagini, non le vedevo da anni. Non te le ricordavi più? No, non me le ricordavo più. Era nata da poco, era piccola. Era piccina, certo. piccina. E allora tra l'infanzia di tua figlia e l'adolescenza, qual è stato il momento buono per voi? Guarda, in genere le persone forse dicono l'infanzia così, invece io no. Io penso che l'adolescenza sia il momento più bello che ho vissuto con mia figlia e che sto ancora vivendo, perché non la cambierei mai con l'infanzia. Quindi trattiamo l'infanzia? Sì, l'infanzia ha meno problemi, perché sì, è un animaletto che deve crescere, ha bisogno di attenzione, però l'adolescenza è una persona, inizia a essere una persona che si può confrontare con te, che ti può criticare. A me piace il confronto. Avete litigato spesso? Ma litigato forse no, però abbiamo avuto anche dei momenti di grande distacco, di difficoltà. E quando è successo? Guarda, è successo prima del Covid, io ero cieca, non me ne ero accorta, un po' presa dalla vita che uno fa. Molte volte credo che i genitori non si accorgano del malessere dei figli ed è una cosa molto brutta. Una persona che lavora a casa mia mi ha detto... Guardi, Iliala ha un malessere, insomma mi ha detto delle cose che sta soffrendo molto. Io ho detto, lei? Sì, ho detto, com'è possibile? Mia figlia non me ne sono accorta. E da quel momento ho iniziato a provare a capirla, a parlarle, però c'era un muro, perché poi quando i ragazzi si chiudono non ti vogliono dire niente, ma che cosa c'è? Niente. Già, una risposta del genere ti fa capire che c'è qualcosa. E poi nel dramma del Covid invece siamo riusciti a ritrovarci. Io ho avuto tanta pazienza, ho detto più volte, dimmi anche le cose più brutte del mondo, dimmi anche che hai desiderato che io morissi, dimmi qualsiasi cosa, non è importante, basta che tu me lo dica, basta che tu possa trovare il coraggio di esternare quello che hai provato. E siccome il Covid è purtroppo è durato per tanto tempo,
noi abbiamo avuto tanto tempo per confrontarci. Te le ha dette queste cose brutte? Me le ha dette, mi ha detto anche delle robe che dicevo, Madonna mia come siamo ridotti male, che cosa Dov'è ho fatto? Dov'è che ti colpiva di più? Beh, diceva che non si sentiva amata, che io non l'amavo assolutamente, che l'avevo abbandonata per il mio lavoro, quando per me è sempre stata ovviamente al primo posto. Se mi avessero detto scegli fra tua figlia il lavoro non avrei avuto dubbi. E invece non era arrivato il messaggio. Allora io dico sempre, quando tu trasmetti, se non sei sulla stessa lunghezza d'onda, quello che sta dall'altra parte con la radio non ti becca, quindi devi trovare un modo per sintonizzarti, cioè bisogna Però trasmettere. Però quella era tua figlia, quindi deve essere stato pesante sentire queste cose. Cioè... Ma guarda, è stato pesante se penso quello che ho provato io. Allora, sicuramente io ho sofferto, ma io mi sono messa nella sua condizione. È come quando tu vedi che una persona sta male e molte volte sento dire ma io non ce la faccio, non riesco ad andare in ospedale a trovarla perché sto troppo male. E io dico sempre, pensa come sta male lei. Quindi io mi sentivo male, ma pensavo come potesse stare male mia figlia. Quindi mi sarei fatta bastonare 100 volte per capire il modo in cui ricreare un rapporto con lei e farle capire che era sintonizzata in maniera sbagliata. In quel caso, o io forse ero sintonizzata in maniera... Però eravate da sole a casa e quindi diciamo che quella costrizione familiare vi ha aiutato. Ci ha aiutato Se non tanto. Ci fosse stato? Beh, ci avrei provato comunque, perché il momento che mi è stato detto che lei aveva questo malessere, io ci avrei provato comunque. Forse non ci sarei riuscita... oppure ci sarei riuscita con maggiori difficoltà, perché quando si è costretti a stare insieme il confronto c'è di più. Lei ti ha fatto degli esempi di quando tu non c'eri stata, ti ha raccontato degli episodi. Sì, mi ha detto che si sentiva non amata, adesso mi dice basta mamma, non mi dire che mi vuoi bene, basta. Dico oh, non te va mai bene niente, prima non ti andava bene perché non te lo dicevo mai. Adesso te lo dico troppo. Poi dice, non mi hai mai abbracciata, adesso le do una carezza. Mamma, ma come? Ma che devo fare? Scrivimi, dammi l'ordine del giorno e basta. Tutto questo il papà? Ma c'era? Io non mi offendo perché, per niente. Cioè, perché poi magari anche lui poteva aiutarvi, sì, oppure magari no. Era una cosa vostra. No, ecco. Era una cosa nostra, perché non sempre le coppie vedono le stesse cose nello stesso modo, per cui noi purtroppo non vedevamo le stesse cose. E quindi io dicevo sempre, ma non è importante quello che vedi tu, è importante quello che ci dice lei. Quindi non è che tu, io conosco benissimo mia figlia, ma non è vero, perché anch'io pensavo di conoscere mia figlia. Invece bisogna essere umili, bisogna mettersi un attimo in discussione, e molte volte le persone non hanno questo coraggio di mettersi in discussione. Io invece mi metto in discussione sempre nella vita, in qualsiasi cosa. Se tu mi dici tu non sei capace a lavorare, non è che, come ti permetti, lavoro da 40 anni e so lavorare. No, ok, non sono capace a lavorare. Dimmi come Dimmi fare. Perché. Che cos'è che sbaglio? Cosa devo fare per migliorarmi? Me lo dice mia figlia, che ha 18 anni. Mi dice, mamma, sei noiosa perché parli troppo lentamente. E dico, tesoro, io parlo lentamente perché questo è il mio modo di parlare, non è che sia giusto soltanto parlare come una macchinetta. Se poi devo parlare velocemente, sono anche capace di parlare velocemente, però non è una scelta. È sempre una critica? No, adesso sto dicendo delle critiche, no. Perché tanto lo sai benissimo, no? Fanno più male le critiche dei complimenti. Te le ricordi tutte? Te le ricordi tutte le critiche. Per il vestito, oggi non mi ha dato lei il look, per cui mi sgriderà, perché... Mi dice, non sei capace a vestirti, ma io sono sempre sportiva e casual. Sì, ma c'è anche la possibilità di svestirti in maniera più carina. Mi hai messo anche una collana, l'ho apprezzato molto. Vedi. E dico, consigliami tu cosa mettere. Una collana ovviamente di grande diamanti, cose. Licia... Questa situazione, questa adolescenza con tua figlia, questa costruzione familiare, poi di stare insieme, perché in realtà eravamo tutti a casa in quel periodo, quindi ognuno di noi l'ha vissuta in maniera diversa, ti ha anche fatto allontanare dal papà, anche tuo marito in realtà, perché poi ti sei sposata con no, lui. Beh, quello non è stato il Covid, tanto noi no. Noi lavoriamo da tanti anni insieme. E continuate a lavorare insieme. Continuiamo a lavorare sulla insieme. Insieme, no? Sì, insomma ci vogliamo anche molto bene. Adesso probabilmente Alessandro è il mio migliore amico e io sono la sua migliore amica,
Però molte volte le storie finiscono e quindi fra me e Alessandro l'amore di una coppia è finito e quindi viva la vita, cioè auguro a lui di trovarsi un'altra relazione. Perché hai sgranato gli occhi? No, perché... Ma io glielo dico, scusami, ma la vita va vissuta, il mio mito è una donna che pensa, poverina, è morta per il Covid a 107 anni, era fidanzata con un uomo di 20 anni più giovane di lei, si era fidanzata che lei aveva 90 anni, lui ne aveva 70, e quando aveva 98 anni un giorno l'ha lasciato. Allora ho detto, ma come mai? Che cosa è successo? Pensavo che lui si fosse stufato. Sì. E lei ha detto, pensa, mi ha detto che non capivo niente. Per cui se mi dice che non capivo niente, vuol dire che non mi stima, e gli ho detto, vattene, vattene. E io ho detto, vai, vuol dire che c'è sempre un futuro. Però poi sono tornati insieme, pensa la cosa sono incredibile. Sono tornati insieme, attenzione. Sono tornati insieme... Sono stati insieme fino all'ultimo istante della vita e poi purtroppo il Covid li ha portati via tutti e due. Però voglio dire, cioè, bisogna trovarsi, bisogna rispettarsi. Se non c'è rispetto non si va molto lontano. Quindi, matrimonio finito, si guarda avanti, lui troverà un'altra situazione. Ma certo. E lì c'è cosa troverà? O non ha trovato? Lo so. Non lo so, magari ha trovato, io non lo so. No, io non ho trovato niente, dicono chi cerca trova, io neanche cerco, ma non è un problema. Ma come lo vorresti trovare? Ma non lo so, la vita, l'amore non si cerca, l'amore capita, sono un po' una fatalista sotto questo aspetto. Anche perché tu ci hai sempre sorpreso, la storia con Pietrangeli va avanti anche quest'estate. Ho sempre fatto confusione. Sì, insomma. Infatti, insomma, lui era molto più grande di te e Alessandro invece poco più giovane. Sì, di dai, te. Insomma, non esageriamo non adesso. Esageriamo. No, lì c'è anche questa storia. Basta. No, poco più basta, giovane di te. Sì. E Pietrangeli è stato nostro ospite. Sì. E ha parlato di te. Ecco. E lui era molto arrabbiato perché un giornale ha travisato quello che lui ha detto, però la verità è che Licia Colò è sempre nella testa di Pietrangeli. E vabbè, Nick è super, io gli voglio molto bene, anche quella è stata una storia bellissima, conclusa. Sentiamo cosa ci ha detto. Oddio. No, era qui in onda, tranquilla. Ah, arriviamo a Nuovi Amori. Aia. E a Licia Colò. Chi teniamo e chi trittiamo? Allora, capite bene che questa la devo scalzare per forza, nel senso buono della parola. Non vuoi Nuovi Amori? Ma che ho 90 anni, ma chi mi seguiva a me? Allora, capisci bene che è troppo facile. Poi Licia è stata... Però ultimamente ho scritto due o tre cose, ma qual è il suo più grande desiderio? Ho voglia di Licia Colò, brutta. Non è vero che l'hai detto. Quindi sì. Sei arrabbiato su questa cosa che non ti hanno... Non è che mi sono arrabbiato, mi sono dispiaciuto per lei. Ma carino, pensa che sei dispiaciuto per te. Ma certo, perché mi ha telefonato e mi ha detto, ma lì c'hai visto che cosa è successo? Dico, Nick, per favore, ma non fare ste uscite, lo sai cosa poi succede? No, ma io ti assicuro, non ho detto così, veramente, ti chiedo scusa. Dico, ma mi sembrava strano, perché non è nel suo stile. Dico, però adesso non usciamo, non mi invitare a cena, non mi invitare da nessuna parte, perché se no ne costruiscono sopra un castello. Però allora mi ha portato al mare, ho saputo. Ma prima che lui se ne uscisse con quella boutade, no? L'avevo, no, poi in realtà non l'ho portato al mare io, lui che è sempre stato un grande, insomma, sapeva vivere e sa vivere. È un signore, mi chiama un giorno, mi dice come va e come non va, perché non è che noi ci siamo visti spesso negli ultimi anni, eravamo visti 4 volte. Tra i viaggi, la figlia, un marito e poi è diventato ex, cioè uno c'ha da fare. Esatto, non è giovanissimo, allora dopo una chiacchierata come va e come non va, dice... Ma che fai oggi? Mi chiede lui e dico, ah, sono al mare con mia figlia e una mia amica e tu che fai? Vi porto a pranzo, così. Hai capito? Ho detto, ma come ci porti a pranzo? Vengo al mare e vi porto a pranzo. Ho detto, ok, andiamo. E quindi ci ha portato andate? A pranzo, tutte e tre insieme. E Liana cosa dice di Nicola Pietrangeli? Gli è molto simpatico, perché poi Nicola non è dolce, è uno molto determinato. Mm-hmm. Eccola qua la foto insieme al suo compleanno. E a Liala piace molto perché lo vede appunto uno tosto e poi devo dire ci metterei una firma, perfetto Nick, perfetto.
E poi ha detto, a 90 anni dove vado? Non sa la storia della tua non amica, sa, esatto, non sa la storia dell'amica, esatto, di Licia. Quindi Nicola, 20 anni di meno, questo, 20 anni mia. Di meno si può fare. Meglio essere madre o essere figlia? E questo è un tasto dolente, perché è difficilissima questa scelta, perché essere madre è il mio presente, è la ragione della mia vita. Essere figlia mi ha coccolato tanto e oggi ritengo che sia più difficile non essere più figlia rispetto all'essere madre. Quindi non lo so, che cos'è che è più difficile? Cioè, se per me è più difficile non essere più figlia, cosa devo triturare? La tua volta buona è essere madre. E quindi devo devi togliere figlia. Però ti è mancano. Difficile, mi manca tantissimo la mia mamma. Poi hai una sorella. Ho una sorella che in non realtà sapevi di avere, non però sapevo di avere. Il mondo è bello, la vita è bella perché varia. Cos'è successo? È successo che neanche il mio papà sapeva di aver avuto una figlia, perché ha avuto questa storia d'amore molto importante prima che conoscesse la mia mamma. Ah, quindi è precedente. È precedente alla mia mamma, poi però non sapeva che fosse nata questa bambina, la loro storia era finita e quindi ho scoperto di avere una sorella che avevo, non so, forse 35, 40 anni, non lo so quanti anni avevo. Quindi non è una cosa semplice improvvisamente, perché una sorella, insomma, cresce insieme e tutto quanto. Poi non ci siamo mai frequentate fino a quando il mio papà è andato in cielo. In quel momento ci siamo iniziate a frequentare, insomma, per forza di cose, e ho scoperto una persona bellissima che fra l'altro già il nome è tutto un programma, perché si chiama Gioia, quindi una bambina che non ha avuto un papà e la mamma le dà il nome Gioia, è già una forza di per sé. Quindi adesso ho una sorella, insomma. Ti è dispiaciuto saperlo così tardi? Ma anche no, nel senso che stavo benissimo da figlia unica. Però oggi sono felice di avere una sorella, non è che mi sono posta i problemi. Ha dei figli, ha una famiglia. Ho due nipotini, uno di 41 anni. Due nipotini piccolini, certo. Uno di 41 e uno di 30. Che ti avranno seguito in tutte le tue esperienze televisive. Beh, anche loro dopo. Cioè, non lo so, mia zia Licia Colò. Ma non credo, perché siamo tutti molto selvatici. Ah sì, sì. Proprio nel DNA. Sì, però ballando sì, con le stelle, secondo me ti avranno seguito, avranno anche televotato. Ti sei piaciuta ballando? Guarda, pensa che mi è dispiaciuto perché non me la sono goduta. Avevo mia figlia da poco tempo. Ero tutta concentrata su di lei, per cui ogni volta... E vedi Liala che dice che mamma non ti voleva bene, esatto, che non c'hai capito? Liala, siamo venuti in una trasmissione, era 2008-2009, in prima serata, e mi ricordo che i due genitori litigavano perché dicevano devo tenere più tempo io, devo tenere più tempo... Ti ricordi che litigavate su questa cosa tu? Ma questa è una cosa brutta, perché uno ci ride, ma è una catastrofe. Pazzesco. Cioè, un figlio non deve separare, un figlio deve unire. Io tornavo a casa magari dopo tutto il giorno e Alessandro magari mi diceva devo mettere io a letto la bambina, ma come, sono stata fuori tutto il tempo? E vabbè, Alessandro, ti racconto questa gag carina, perché dimmi. Poi nella vita bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose. La piccolina di notte si svegliava come tutti i bambini e quindi piangeva, e io lavoravo ed ero stanca, allora per svegliarmi impiegavo un attimo, non è che sono tipo robot, e lui appena lei faceva già era sull'attenti e già scattava per arrivare. E io dicevo, ma scusami, ma fammi andare, anche se la prendo un attimo così. Una volta, due volte, quattro volte. La quinta volta che, perché lei era, dovevamo fare delle scale, praticamente Alessandro mi sgomma davanti, mi scosta per entrare lui nella camera alle 3 di notte, dico, sai che c'è di nuovo? Ti alzi sempre tu. E quindi non mi lamenterò mai di mio marito che non li ha mai sentiti. Mai, vedete, nella vita. Come tutta una questione di punti di vista. Punti di vista, esatto. Di punti di vista. Ti vuoi, esatto, rivedere a ballando? Sì, sì, dai, sì. Dai, ci salutiamo così. Scende in pista. Per essere giudicata da voi che assegnerete la salvezza ad una delle due coppie, Licia Colò con Raimondo Todaro. Non mi può giudicare nemmeno tu. Verità, fumare lo so. So che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Verità, fumare lo so. Dovresti pensare a me.
Ti sei sentita giudicata in questi anni? È il fidanzato più giovane, è il fidanzato più grande. E un po', ogni tanto? Un po' no? Sì, ma tanto nel mondo dello spettacolo, della comunicazione, tutti ti devono giudicare. Quindi l'importante è andare avanti per la propria strada, avere una stella cometa e non perderla mai di vista. E cara Liala, accanto a quella stella cometa ci sei tu. Assolutamente. Glielo diciamo? Assolutamente, per sempre. Viva mamma Licia. Per sempre, grazie. Grazie a te, è stato bellissimo rivederci qui. Grazie. Grazie, auguri per Liala e l'aspetto qui da diciottenne, verrà? Oppure la televisione, quel mondo. Vabbè, lo sai poco, pure giovane. Sì, eh? Vedremo. Ci proviamo. Ciao, grazie Licia.